Frana della statale, diverse famiglie fuori dalle proprie case, a breve lavori, previsto il rientro in 10 giorni. Procede l'iter della riserva, ieri incontro tra l'assessore regionale Cordaro, l'esercito, Mare Amico e Mare Vivo, delimitata e circoscritta l'area delle esercitazioni militari. Entra Pullare, fuori escono Giambrone, Fontana e Granata. Terza dose dopo 5 mesi, lo comunica il ministro Speranza. Il presidente della regione Sicilia Musumeci punta alla vaccinazione obbligatoria. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo di Siculiana, della frana della statale. Era una situazione già nota ed erano in corso lavori di consolidamento, ma diverse famiglie sono state costrette ad abbandonare le loro case. Arturo Cantella. Sono urgenze in una zona di Siculiana, in particolare cosa? Sì, si è registrata questa brutta frana in un versante critico dal punto di vista idrogeologico, incontrata a Cantamatina di Siculiana, e noi siamo intervenuti immediatamente. Avevamo già iniziato i lavori per mettere in sicurezza il fabbricato, ci sono delle cooperative, ci sono dei fabbricati. E quindi proseguiremo questi lavori che sono poi delle paratie di pali. Entro 10 giorni consentiremo ai cittadini che hanno dovuto evacuare le loro abitazioni per effetto di questa frana di poter rientrare entro 10 giorni. È chiaro che noi facciamo l'intervento in somma urgenza, proprio quello limitatamente a eliminare il pericolo per le costruzioni, ma è tutto il versante in frana, quindi poi il comune dovrà predisporre un progetto molto più ampio, magari intercettando i canali di finanziamento dell'ufficio del commissario per l'emergenza idrogeologica e fare un progetto ovviamente generale che possa contemplare la criticità nel suo. Sono stati danni in particolare? I danni sono stati perché è franato tutto il terrapieno di rimpetto a una delle costruzioni, appena a valle una delle costruzioni è franata una rampa di collegamento per raggiungere queste cooperative, un pezzo di strada, quindi è la cosa più importante è che i movimenti non si sono ancora fermati, ancora si registra il movimento di questi detriti che scendono verso valle. Fortunatamente noi stiamo riuscendo a bloccare la parte che è immediatamente a valle degli edifici, salvandoli. Pensiamo che gli edifici saranno preservati da questa frana e quindi che i cittadini possono rientrare nel giro di 10 giorni nella loro casa. È morto al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia un anziano di 82 anni, precipitato dopo il crollo del suo balcone in via Abate 1 nel centro storico di Caltanissetta. Le condizioni dell'82enne, arrivato nel nosocomio cosciente ma con diversi traumi, inizialmente non sembravano particolarmente gravi, poi però dopo poche ore è andato in arresto cardiaco. I medici e gli infermieri presenti in sala hanno provato a rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare. L'incidente si è verificato intorno a mezzogiorno. L'anziano, che abitava in uno stabile fatiscente, viveva in pessime condizioni igienico-sanitarie, si era affacciato sul balcone, il cui pavimento era formato da assi di legno, finendo di sotto. A quanto pare era stato lui stesso a mettere le tavole di legno per sostituire il pavimento del balcone crollato in precedenza. Le assi però, forse anche per via della pioggia di questi giorni, non hanno retto. A ricostruire quanto accaduto, i poliziotti della sezione volanti della questura intervenuti sul posto. Criticità ad Agrigento. Il nostro Eugenio Cairone ci aveva mostrato i disagi che incombono su via dei Giardini e viale Sicilia. Ad oggi nulla è cambiato, ma l'assessore comunale Principato, nel tracciare un bilancio della sua attività, promette degli interventi anche in queste due zone. Ci sono i servizi. Non si è ancora provveduto a ripulire dal fango e dai detriti il viale Sicilia a Fontanelle e la via dei Giardini a San Leone. E così, tra una pioggia e l'altra, si lasciano i cittadini a convivere con l'incredibile situazione che proprio non si riesce a risolvere malgrado le segnalazioni che vengono regolarmente ignorate dalle istituzioni.
Altro che protezione civile, dice la gente. E bisogna davvero ringraziare il cielo se i danni dalle nostre parti non vanno oltre. Ma si vive egualmente nel disagio con la paura che possa accadere il peggio, visto che continua a piovere sul fango che ostruisce la carreggiata sia a Fontanelle che a San Leone, dove la situazione è identica perché identica è la causa. Praticamente, come abbiamo più volte pubblicato, fango e detriti provengono dalla campagna circostante. Dal comune ancora una volta non arrivano purtroppo risposte rassicuranti, neppure un segnale stradale per indicare il pericolo e obbligare a rallentare, soprattutto in Viale Sicilia. La domanda rimane la stessa: perché le cosiddette autorità competenti non intervengono? Appunto, con la loro autorità per porre fine ad una delle tante emergenze che riguardano il territorio, perché così continuando gli agrigentini rischiano sul serio. Assessore Principato, ecco, un anno di attività del suo assessorato, le ha annunciato diverse iniziative che andranno in cantiere, addirittura lo spolvero di alcune opere che erano in soffitta. In particolare, se ci vuole illustrare le cose più importanti. Sì, stiamo ripartendo, diciamo, con delle opere che erano già in parte finanziate, in parte stanno ottenendo il finanziamento a seguito della realizzazione di dei progetti che da uno studio di fattibilità abbiamo con degli affidamenti esterni portato alla progettazione definitiva ed esecutiva in funzione di quelli che erano appunto i decreti, le richieste dei decreti di finanziamento. Partono, diciamo, a breve, l'abbiamo annunciato pochi giorni, quello che è un progetto di riqualificazione della Piazza Concordia, Villa Seta. Sempre a Villa Seta abbiamo da poco approvato in giunta il progetto esecutivo di un centro sociale che ha anche un aspetto green, nel senso che ha un recupero, un efficientamento per quanto riguarda gli impianti. Abbiamo già attivato e affidato dei lavori al Teatro Pirandello, anche lì ci sono delle opere impiantistiche, ma abbiamo previsto anche degli abbattimenti di barriere architettoniche per la mancanza di un WC che adesso è in fase appunto di realizzazione per disabili, e anche lì c'è un risparmio e un efficientamento per quanto riguarda appunto i sistemi di energia. Stiamo inviando alla Regione il progetto esecutivo di Piazzale Rosselli, rimodulato per delle difficoltà che c'erano sul vecchio progetto preliminare, per una presenza dei vincoli di opere egis sul vecchio ginnasium, e quindi che hanno determinato dei piccoli cambiamenti. Anche lì arriverà il finanziamento, e quindi avremo, diciamo, un nuovo interscambio, la possibilità di mettere finalmente i bus a 12 metri all'interno del piazzale Rosselli. E altre opere sono in fase di esecuzione, progetti definitivi, spesso esecutive, della pista ciclabile, sempre in agenda urbana, così come dei lavori di servizi che stiamo fornendo alla città, quale per esempio, non ultimo, l'installazione delle colonnine elettriche, che sta portando, diciamo, la nostra città a vivere in un ammodernamento di servizi che sta cercando di recuperare quello che è il gap che oggi abbiamo. Diciamo che sono molti lavori, tra cui anche quelli di protezione civile. Stiamo puntando anche sull'asfaltatura delle strade. A breve sono state assegnate l'asfaltatura di Viale dei Giardini. Lì sarà interessata anche di una sistemazione di un cordolo e di un marciapiede mancante per evitare il defluimento dei fanghi sulla pista. Ci saranno dei progetti Via della Pace, Via Tortorelle, anche lì saranno asfaltate. E poi soprattutto l'innovazione, diciamo, ci sentiamo di poterlo dire, i soldi di ingresso e le sanatorie permesse di costruire, che abbiamo per lungo portato nelle casse del comune, ci serviranno per migliorare tutti quei servizi infrastrutturali che spesso vedono il comune, diciamo, disinteressato, ma nella realtà molte saranno interventi di manutenzione delle strade.
molti sono gli interventi di manutenzione sull'illuminazione. Abbiamo già avviato un finanziamento di 340.000 euro per la sistemazione e per la realizzazione di nuova illuminazione, ma ne metteremo circa altri 200.000 euro per ripristinare le zone dove l'illuminazione è mancante, dove i pali sono stati divelti per un ammaloramento. Insomma, ci stiamo muovendo a 360 gradi sulla nostra città, privilegiando non solo il centro ma anche la periferia, che spesso soffre di queste mancanze. Entra nel vivo l'iter istitutivo dell'area protetta di Punta Bianca tra Agrigento e Palma di Montechiaro. Riunione ieri tra l'assessore regionale al territorio e ambiente Toto Cordaro e il comando dell'esercito della regione siciliana rappresentato dal generale Maurizio Scardino per delimitare con precisione il confine tra lo spazio destinato alla riserva e il poligono militare di località Drasi. Presenti anche i rappresentanti delle associazioni ambientaliste Fabio Galluzzo di Mare Vivo, che anni fa ha presentato la richiesta di istituzione della riserva, e Claudio Lombardo di Mare Amico. Nel corso della riunione è stato deciso che nei prossimi giorni si farà un sopralluogo a cura dei funzionari del Dipartimento Ambiente. Prossimo passaggio sarà poi l'esame del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, che dovrà esprimersi sull'istituzione della riserva naturale. Poi ancora la proposta passerà al vaglio della Commissione Ambiente all'ARS. Si tratta di passaggi puramente tecnici di un percorso ormai chiaro. Rosario Marchese Ragona, nuovo presidente di Confa Agricoltura Sicilia, Arturo Cantella. Siamo con il presidente regionale della Confa Agricoltura Sicilia, Rosario Marchese Ragona. Presidente, da poco nominato a capo del vostro sindacato regionalmente, un impegno sicuramente importante dovuto anche alla sua esperienza come presidente provinciale di Agrigento. Ecco, come metterà a frutto questa sua esperienza, diciamo, anche a livello regionale? Sì, proprio la scorsa settimana l'Assemblea regionale di Confagricoltura mi ha dato il piacere, dico io, l'onore ma anche l'onere di rappresentare per il prossimo quadriennio la federazione regionale. L'impegno è quello che ci abbiamo sempre messo, anche perché i problemi in agricoltura sono sempre gli stessi, anzi, ahimè, probabilmente, e lo abbiamo visto la scorsa settimana col maltempo che c'è stato, i nostri agricoltori hanno un momento veramente di grande bisogno di essere rappresentati. C'è da fare dei ragionamenti complessivi un po' su quello che sta succedendo, perché è inconcepibile, ahimè, che in una settimana 12 trombe d'aria imperversano il territorio siciliano. Ci sono aziende su tutto il territorio siciliano che sono danneggiate, che hanno avuto un sacco di danni, e stiamo provvedendo alla conta a livello centrale di questi danni. Abbiamo già delle interlocuzioni con l'assessorato affinché si possano trovare delle soluzioni per venire incontro alle esigenze degli agricoltori. Questo è quello, è uno dei problemi più imminenti, quello che è successo, ma l'agricoltura, ahimè, è piena di criticità, criticità che negli ultimi anni sono stati affrontati, devo dire, tra virgolette, bene dall'assessorato all'agricoltura, sotto la direzione del dottore Caltabellotta e con gli assessori prima Di Bandiera, oggi Toni Scilla, dove hanno sbloccato la spesa comunitaria, che è stato sempre il cavallo di battaglia della Confagricoltura Agrigento, ma devo dire anche della Confagricoltura siciliana. Restano alcuni nodi da affrontare, perché ahimè in tutto questo, se da una parte si sblocca la spesa comunitaria tanto auspicata da noi negli anni precedenti, negli anni passati, oggi gli imprenditori devono fare i conti con l'aumento ingiustificato, devo dire, delle materie prime. Oggi tutto costa il 150, il 200% in più, quanto i nostri prodotti in realtà poi ai nostri imprenditori vengono pagati allo stesso modo o anche meno. Quindi andare a fare un ragionamento complessivo su come spendere i fondi comunitari, se si possono spendere, su questo caro delle materie prime, oggi è fondamentale per chi rappresenta poi gli imprenditori agricoli. Un altro problema che attanaglia la nostra agricoltura è quello della manodopera agricola, perché paradossalmente, nonostante qualcuno si lamenta che il lavoro non ce n'è, il lavoro ce n'è tanto. Quello che oggi l'agricoltore, l'imprenditore agricolo
ha dei problemi è quello del reperimento della manodopera agricola, probabilmente per delle scelte del governo centrale, giuste, non giuste, migliorabili, rivedibili, non voglio entrare nel merito, ma mi riferisco al reddito di cittadinanza. Sicuramente anche lì bisogna sedersi seriamente attorno a un tavolo, perché oggi l'imprenditore agricolo, prima di fare degli investimenti, deve capire che disponibilità di manodopera ha, ed è quella che poi manca. Quindi andare ad avviare questi tavoli per capire quali possono essere le soluzioni per portare, riportare della manodopera agricola nelle nostre aziende, fermo restando se il governo centrale vuole mantenere dei privilegi per chi non può lavorare o non vuole lavorare, però dico, dobbiamo guardare pure chi produce, a chi vorrebbe fare il reddito, a chi vorrebbe, ecco, a chi poi è il motore trainante della nostra economia. L'ho sempre sostenuto, in Sicilia non abbiamo delle grandi industrie, il PIL trainante in Sicilia è quello dell'agricoltura associato al turismo. Le due cose non sono slegate, perché spesse volte, dico, agricoltura e turismo camminano assieme. E poi l'agricoltore è il custode del territorio, lì dove c'è agricoltura c'è la bellezza dei paesaggi, la custodia dei paesaggi. Io non vorrei ricordare, ma ahimè i fatti ce lo impongono, Giampilieri di un decennio fa, quando proprio per l'incustodia del territorio quell'enorme catastrofe travolse tante vite umane. Quindi lì dove c'è l'agricoltore, l'agricoltore è custode del territorio, quindi dobbiamo incentivare l'agricoltore, le nuove generazioni, i nuovi giovani a fare agricoltura per custodire il territorio, per garantire, oltre alla bellezza del paesaggio, anche la tutela di un aspetto economico. Fare l'agricoltura oggi non solo bisogna vederlo da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista occupazionale e sociale. L'onorevole Vincenzo Giambrone si è dimesso dalla carica di segretario provinciale della Lega di Agrigento. Lo stesso Giambrone spiega il perché. Così: mi dimetto con non poco disappunto e tanta amarezza, perché sono stati disattesi gli impegni assunti e sono state create dai vertici nazionali e regionali condizioni di incompatibilità, favorendo l'ingresso nella Lega dell'onorevole Pullara, che ha rotto gli equilibri politici provinciali. Alle mie dimissioni seguono quelle dell'onorevole Fontana, l'onorevole Granata, Marcello Fattori, Carmelo Paci e tutti i nuovi componenti della direzione provinciale. Adesso la cronaca: colpo grosso in un'abitazione di Concrada Pizzillo a Palma di Montechiaro, dove ignoti malviventi sono riusciti a rubare ben 8 pistole, 3 fucili e il relativo munizionamento, 3.000 euro in contanti. Le armi, di proprietà di un trentenne originario di Agrigento ma residente a Palma di Montechiaro, erano regolarmente detenute. I ladri hanno approfittato dell'assenza dell'uomo e, una volta dentro, sono riusciti a scassinare un armadio all'interno del quale erano custodite le armi. È possibile che i malviventi sapessero bene dove e quando agire? È stato il trentenne a fare la scoperta e chiamare le forze dell'ordine. Sul posto gli agenti del commissariato di Palma di Montechiaro, che hanno avviato le indagini. I carabinieri della tenenza di Favara hanno denunciato in stato di libertà due titolari di attività commerciali, entrambi di Favara, di 47 anni. In particolare sono stati ispezionati diversi distributori automatici disseminati per le vie della città, alcuni dei quali sono risultati manomessi in modo da consentire l'erogazione di bevande alcoliche senza alcun preventivo controllo dei documenti. L'attività di controllo ha riguardato anche un bar che si è rivelato sprovvisto delle autorizzazioni necessarie per la somministrazione di cibi e bevande. Sono state inoltre elevate sanzioni amministrative per oltre 5.000 euro per violazioni legate alla normativa di insediamento degli esercizi pubblici. L'ipotesi di reato contestata ai titolari riguarda la somministrazione di bevande alcoliche ai minori, mentre la violazione amministrativa riguardano l'esercizio abusivo di attività commerciali alla somministrazione di cibi e bevande senza autorizzazione.
Negli ultimi tempi, nella tranquilla comunità di Cianciana, si sono susseguiti tutta una serie di furti in abitazione che naturalmente hanno allarmato la cittadinanza. Il sindaco Francesco Martorana, raccogliendo anche l'appello della stessa popolazione, ha considerato anche il clima di incertezza che cheggia nel paese, ha chiesto un imminente incontro al prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa. Il massimo responsabile dello Stato in provincia di Agrigento, dice il primo cittadino, mi ha subito concesso l'incontro. Discuteremo insieme delle strategie da mettere in atto per risolvere al più presto questa problematica. 8 uomini di nazionalità tunisina sono stati fermati dai carabinieri di Sciacca mentre vagavano per le campagne. Hanno dichiarato di essere sbarcati nella vicina spiaggia, ma non è stata trovata nessuna traccia del natante col quale sono approdati. Sono tuttora in corso le ricerche da parte della Guardia Costiera e non si escludono che oltre le 3 persone individuate, altre siano riuscite a disperdersi sulla terraferma. Coltiva 46 piante di marijuana in casa, arrestato 47enne. I dettagli nel servizio. Una vera e propria coltivazione di cannabis all'interno di un immobile è quanto scoperto dai poliziotti delle Volanti di Messina in località Curcuraci, nella città dello Stretto, a seguito di una perquisizione domiciliare a carico di un 47enne del luogo, già noto alle forze dell'ordine. Presso il domicilio dell'uomo i poliziotti hanno trovato una modica quantità di marijuana, ma a insospettire gli agenti è stato il rinvenimento di una plafoniera e di una ventola generalmente utilizzate per la coltivazione di sostanze stupefacente. Hanno quindi continuato a perquisire l'immobile. Le successive ricerche hanno interessato l'immobile adiacente al civico del 47enne, fatiscente e in cattive condizioni, ma con un bussolotto nuovo di zecca. Inconfondibile il forte odore di marijuana che proveniva dall'interno. Dentro, a conferma di ciò, i poliziotti hanno rinvenuto ben 46 piante di cannabis in vaso, poste sotto plafoniere e arieggiate da sistemi di ventilazione dello stesso tipo di quella rinvenuta nell'appartamento del 47enne. Nell'immobile sottoposto a perquisizione non mancava nulla per una coltivazione di successo. Nel vano d'ingresso gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato lampade con riflettenti, ventole d'aspirazione, ventilatori, deumidificatori, fertilizzanti, timer digitali, termostati, misuratori del pH, nonché un bilancino di precisione. A carico dell'uomo veniva sequestrata anche la somma di 500 euro, verosimile provento di spaccio. Personale dell'Enel appurava inoltre che i contatori della luce utilizzati erano allacciati alla linea elettrica in maniera abusiva. Il 47enne messinese pertanto è stato tratto in arresto per i reati di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e furto aggravato di energia elettrica. A seguito di giudizio direttissimo, l'arresto veniva convalidato e a carico dell'uomo veniva emessa la misura cautelare degli arresti domiciliari. L'incidenza aumenta al 3,7%, la regione siciliana è al 6° posto in Italia per nuovi contagi giornalieri, registrando 5.400 nuovi casi. Di questi 25 in provincia di Agrigento. Gli attuali positivi sono 10.778. Ieri il ministro Speranza ha scritto su Facebook che richiamo con la terza dose è possibile a 5 mesi e non più a 6 dall'ultima somministrazione del vaccino. La terza dose di richiamo, scrive il ministro, è cruciale per proteggere meglio noi e chi ci sta accanto. Dopo l'ultimo parere dell'AIFA sarà possibile farla a 5 mesi dal completamento del primo ciclo. Il provvedimento in Gazzetta Oggi è in vigore da domani, mercoledì. E il presidente della regione siciliana, Nello Musumeci, auspica l'introduzione dell'obbligo vaccinale. È una necessità, sottolinea il governatore, non è più un'opzione. Quanti morti ancora devono esserci perché qualcuno si convinca che al vaccino non c'è alternativa? Aumento esponenziale dei casi Covid a Naro, oltre 60 positivi nel piccolo centro dell'Agrigentino. Preoccupato il sindaco Maria Grazia Brandara. Vediamo. Sindaco, ecco l'occasione, oggi un incontro di nuovo con Supreme per fare il punto della situazione, ma vorremmo anche parlare delle problematiche che Naro sta avendo con questo alto numero di malati Covid, e lei ha fatto anche un appello, le due cose distinte.
Sì, intanto siamo qui convocati dalla prefettura per fare il punto su questo progetto Supreme, che vorrei ricordare vuole semplicemente essere un aiuto alle persone che lavorano nelle campagne, perché un progetto voluto dalla regione e i comuni interessati sono stati individuati dalla regione. Quindi noi, ma con grande piacere, abbiamo messo a disposizione di quel nostro, i nostri luoghi, quello che potevamo mettere a disposizione per poter far decollare questo progetto, che ripeto non è un apparato di non so che, di controlli, come qualcuno maldestramente sta mettendo in giro e vuole fare capire, ma una doverosa assistenza alle persone di colore che vengono di solito reclutate per lavorare in campagna. E quindi mettono a disposizione, perché l'assessorato regionale che mette a disposizione un'equipe che è composta da una psicologa, da un operatore legale, da un medico, da un mediatore culturale, e quindi non si devono stravolgere le cose, perché questo vuole significare e questo sarà. Sembra che insomma poi ci sia, bisognerebbe che a volte insomma prima di parlare cerchiamo di comprendere bene le cose. Poi lei mi faceva l'altra domanda per quanto riguarda l'aumento dei casi Covid nel mio comune. Io devo dire sono sinceramente allarmata, mi sono anche interfacciata con il dottore Zappia, ma anche con tutti gli altri operatori, la dottoressa Bosco in primis, per comprendere cosa c'è da fare. Lo diciamo in tutte le salse, bisogna vaccinarsi, non ce n'è altre soluzioni. Intanto bisogna vaccinarsi, perché abbiamo visto che nelle persone che sono vaccinate le conseguenze sono meno letali. Poi ci sono altre situazioni che noi dobbiamo assolutamente attenzionare. Non si può uscire senza mascherina. Ora anche c'è l'ordinanza del Presidente della Regione, anche nei luoghi aperti bisogna averla sempre a portata di mano, perché appena c'è un piccolo assembramento bisogna fare. Io devo dire che ho dato disposizione al comando dei vigili urbani intanto di vigilare, perché per esempio nel mio comune ci sono molti esercenti, mi dicono, ma qualcuno lo vedo pure io, che non indossano la mascherina, quindi se non la indossano loro men che meno la fanno indossare a coloro i quali vanno a fare gli acquisti. Allora che dobbiamo fare? Noi rischiamo come Naro seriamente di diventare nuovamente zona quantomeno arancione, e allora noi dobbiamo usare questa, per la salute di tutti, per non impiedire ancora nei confronti delle attività produttive, ma anche le attività produttive ci devono aiutare, devono aiutarci a far comprendere agli altri quanto è importante il lavaggio delle mani, il distanziamento sociale e l'uso delle mascherine. Che Dio ce la mandi buona. Nello scorso fine settimana sono stati predisposti mirati controlli di ordine e sicurezza pubblica da parte della Polizia di Agrigento, atti al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare al villaggio Mosè venivano controllati 2 ristoranti, un bar e 73 persone presenti all'interno dei locali. Nella circostanza, in un locale sito in Viale Cannatello, si accertava che uno dei clienti che consumava all'interno del locale era privo di Green Pass. Per tale ragione si procedeva a contestare la relativa sanzione amministrativa sia all'avventore che al proprietario dell'esercizio pubblico, al quale peraltro si applicava immediatamente la sanzione accessoria della chiusura provvisoria del locale per la durata di 3 giorni. Mafia, sequestro di un noto ristorante alla figlia di un boss. Vediamo. I finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno dato esecuzione ad un nuovo provvedimento di sequestro di un bar nei confronti della figlia di un noto boss mafioso messinese. Quest'ultimo recentemente balzato agli onori della cronaca nell'ambito dell'operazione antimafia provinciale era stato sottoposto lo scorso aprile alla misura della custodia cautelare in carcere per le ipotesi di reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, trasferimento fraudolento di valori e scambio elettorale politico mafioso. Lo scorso settembre, in una nuova ordinanza di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale di Messina, su richiesta della Procura distrettuale antimafia e antiterrorismo di Messina, veniva contestato alla figlia del predetto boss il reato di trasferimento fraudolento di valori in quanto, secondo ipotesi d'accusa,
comunque basate su imputazioni provvisorie, e che dovranno trovare conferma in dibattimento e nei successivi gradi di giudizio, proprio al fine di eludere le disposizioni in materia di misure patrimoniali previste dal codice antimafia, ovvero di agevolare la commissione di altri delitti, quali ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, la donna avrebbe assunto fittiziamente la titolarità di tali attività commerciali, ubicate nel centralissimo corso Cavour di Messina. Gli elementi indiziari raccolti, unite ad una analitica ricostruzione delle disponibilità patrimoniali acquisite nell'ultimo ventennio, restituivano un quadro di evidente sperequazione tra gli incrementi patrimoniali rispetto al reddito legittimamente prodotto. Consentivano al competente giudice di disporre il sequestro preventivo nei confronti della giovane donna di due attività commerciali, una quota pari al 25% di una SRL, due fabbricati e un autoveicolo, denaro contante pari a 15.000 euro. Traendo spunto investigativo dalla documentazione e dagli elementi di prova rinvenuti durante l'esecuzione del sequestro preventivo delle predette attività commerciali, gli specialisti del GICO hanno accertato in capo al predetto boss la disponibilità di un ulteriore esercizio commerciale. Tale attività economica, secondo gli investigatori, sarebbe stata fittiziamente gestita dalla figlia del predetto boss. Per tale ragione, il locale tribunale del riesame, salvo le successive fasi valutative nei gradi di giudizio futuri, ne ha disposto il sequestro preventivo. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Focus informativo dedicato alle donne contro la violenza, organizzato da ASP e Comune di Agrigento. Giovanna Nelli. Dottore Zappia, siamo quasi alla giornata internazionale della lotta alla violenza contro le donne, anche l'ASP scende in campo con diverse iniziative. L'ASP ha già una serie di iniziative messe in campo per l'accoglienza delle persone, diciamo del genere femminile o comunque tutte le persone in difficoltà, deboli, che vivono una situazione di minus rispetto ai malati, perché sappiamo già che il malato è una persona che ha bisogno. Poi ci sono quelli che sono state vittime di violenza, allora su quello è necessario che ci sia anche un'attenzione psicologica anche da parte di gente specialista in questo. Dicevo durante il mio intervento che la cosa importante è che tutte queste iniziative, che camminano come tutte le cose sulle gambe di noi uomini o donne, siano messe al giusto posto. Devo dire che all'interno dell'ASP, ma anche al Comune di Agrigento e quindi nella nostra comunità, ci sono un po' di donne agguerrite e donne che credono in quello che fanno. Diciamo che proprio questo può essere la speranza per tutti noi, ma soprattutto per chi è interessato al servizio, di poter fare dei passi avanti importanti. Noi, dal punto di vista delle procedure, le abbiamo messe in campo. Quest'anno andremo a Roma il 2 dicembre, se non ricordo male, perché la nostra struttura ha ottenuto due bollini rosa. Significa che ci sono dei percorsi già fissati, poi li dobbiamo far funzionare. In alcuni posti funziona, in altri vanno migliorati, vanno registrati, però un'attenzione c'è. E per questo ringrazio sia la Di Grigoli che l'assessore Lala per l'invito è quello che sono riusciti a organizzare, ma ho visto un bel gruppetto di donne agguerrite, non faccio nessun riferimento, che mi lascia ben sperare. Assessore Lala, un focus sulle donne per informarle ma anche per renderle protagoniste? Assolutamente sì, abbiamo voluto questo incontro in sinergia Comune ASP, perché a breve ci sarà un protocollo d'intesa tra Comune ASP, e vogliamo spiegare quello che è il codice rosa, quindi un codice di accesso al pronto soccorso per le donne che subiscono violenza fisica, ma anche può essere una violenza sessuale. Quello che a me preme come assessore è creare questa rete territoriale di sinergia con le varie istituzioni e anche con le associazioni antiviolenza, perché la rete ci dà forza per contrastare questi reati. Ma una cosa che è anche importante di creare la sinergia e la rete non solo tra istituzioni, ma tra istituzioni e cittadini, perché molto spesso purtroppo per questi reati di stupro, per i reati di violenza di genere, tra la cittadinanza c'è il silenzio, la paura di denunciare. Quindi bisogna fare un lavoro con le scuole, ma anche fuori dalle scuole, perché i ragazzi sono il futuro, sono gli uomini del domani, ma ci sono già uomini che vivono nella nostra società, che vanno sensibilizzati e informati.
Quindi io credo che se deve partire una campagna di sensibilizzazione, deve partire non solo nelle scuole, ma in tutti i luoghi, che sono gli uffici, che sono anche posti di lavoro, affinché si possa avere veramente un'evoluzione di coscienza, trattare la donna per quello che merita. Dottoressa Di Grigoli, Codice Rosa, qual è lo stato dell'arte? Allora, intanto mi preme ringraziare l'assessore Lala che insieme al comune di Agrigento con il sindaco Francesco Micichè e quindi l'ASP nella direzione generale ha sostenuto questa iniziativa di questa settimana nell'ambito della violenza di genere. Quindi per me è stato importante questo evento di questa giornata perché la finalità è cos'è il Codice Rosa. Qual è lo stato dell'arte Codice Rosa? Intanto Codice Rosa dobbiamo dire che è un percorso all'interno del pronto soccorso che prende in carico la donna a 360 gradi e l'obiettivo e la finalità di questa giornata è proprio far conoscere che esistiamo, che ci sono degli operatori sanitari che sono all'interno dell'ASP che proprio proteggono la donna al momento in cui arriva al pronto soccorso. Importante è la sinergia che deve nascere tra gli enti locali, con il comune, con tutte le associazioni, con tutte le autorità giudiziarie, quindi tutte le autorità civili e militari, perché insieme si vince. Io sono dell'opinione che l'unione fa la forza, quindi dobbiamo scendere in campo, far rilevare questa emergenza della violenza di genere che oggi statisticamente sale ancora di più i dati, ma scendere non solo nel territorio sociale, ma anche nel territorio delle scuole, nel territorio delle donne, le donne casalinghe, e avvicinarsi a noi come rete interistituzionale, e come ha detto l'assessore Lala avremo un protocollo intesa insieme con cui questo è un inizio e abbiamo tanti progetti, ma il progetto è legato alla difesa della donna. Segno, colore, materia sono i tre elementi della mostra personale di Patrizia Prado, pittrice agrigentina, che è stata inaugurata ieri a Palazzo dei Filippini dopo la Biennale di Venezia, approda nella sua città con oltre 40 tele e installazioni. Giovanna Neri. Professoressa Prado, dopo la Biennale di Venezia espone ad Agrigento, la sua città, che emozioni prova? Sono felice, onorata di poter esporre qua ad Agrigento, finalmente, in questa location meravigliosa. Dal punto di vista storico e artistico, l'ex Collegio dei Filippini. Le opere che espongo sono circa una quarantina, un'installazione, due sculture core che rappresentano proprio la violenza contro le donne, che è un tema da me molto sentito, sia la violenza psicologica che la violenza fisica. Per quanto concerne le altre opere, sono dei viaggi reali, ma anche dei viaggi della memoria, e poi il progetto processionale. Massimiliano Rostelli, lei ha visitato questa mostra, qual è la sua impressione? Ma sì, non potevo non essere presente stasera in questa mostra dei miei carissimi amici, grandissimi artisti tra l'altro, e la mia impressione è, diciamo che sono rimasto un po' allibito perché la creatività della mia amica Patrizia è eccezionale, grandiosa, ha un, diciamo senza dubbio che l'arte comunque è un linguaggio univoco ed è fondamentale avere creazione, ma soprattutto esprimere e trasmettere quello che loro fanno in una maniera eccelsa. Non c'è dubbio che oggi questa presenza, questa mostra in questo luogo qui ad Agrigento non può che portare arte in una città che ne ha già tantissima. Quindi sicuramente si organizzeranno tante altre manifestazioni, si lavorerà per organizzarne una prima di Natale su Palermo, ne stavamo parlando, e il messaggio che io lanciai poco fa agli artisti era semplice, era più che altro una sfida. Perché per una volta non riusciamo a portare l'arte nella politica e non la politica nell'arte? E quindi ora lascio a voi la riflessione su questo pensiero. L'avvocato agrigentino Alessandro Patti è il nuovo presidente della Fondazione Teatro Pirandello. La nomina è avvenuta ieri pomeriggio a margine della riunione del Consiglio di Amministrazione. Il CDA ha inoltre designato Andrea Cirino come vicepresidente. All'incontro erano presenti anche gli altri componenti del direttivo, Gaetano Airò, Giuseppe Micichè, Salvatore Nocera, Bracco.
presentata la 12ª edizione del premio dedicato all'attore agrigentino Pippo Montalbano. Arturo Cantella. Presentato stamani il premio Pippo Montalbano, la cerimonia di consegna dei premi avverrà venerdì 26 novembre alle 20.30 al Teatro Pirandello. Sono 6 gli artisti e le personalità che riceveranno il prestigioso premio Pippo Montalbano giunto alla 12ª edizione, un riconoscimento istituito alla memoria del famoso attore agrigentino scomparso nel 2009. Pippo Montalbano, figlio di un illustre della nostra terra, a cui è intitolato anche il foyer del Teatro Pirandello. Sono contenta di essere qua, io ogni anno cerco di regalare alla città di Agrigento una manifestazione anche ricca di prestigio, di personaggi famosi, di gente comunque legata alla memoria di mio padre, che in qualche modo hanno incrociato mio padre o su un palcoscenico o su un set cinematografico o semplicemente legati a lui da affetto e stima. E allo stesso tempo cerco di non trascurare quelle che sono le nuove leve, le nuove realtà dell'arte agrigentina, siciliana e non solo, perché sono certa che lui avrebbe in qualche modo apprezzato e approvato e appoggiato questo nuovo modo, questi nuovi personaggi che portano in alto il nome delle tradizioni, la cultura, l'arte della nostra terra. I premiati di quest'anno, infatti il primo di questi è Mark Hart, che tra l'altro ci regalerà dal vivo un'opera d'arte. Durante lo spettacolo dipingerà sul palcoscenico una tela che sveleremo alla fine. Avremo Barbara Capucci, che è un'attrice meravigliosa che aveva diviso il palcoscenico con mio padre anni fa in un'edizione memorabile della Sagra del Signore della Nave nella scalinata della cattedrale con la regia di Silvio Benedetto. Avremo una sand artist straordinaria che è Stefania Bruno, che con la sabbia riesce a regalare delle emozioni effimere perché poi si cancellano subito dopo, ma comunque di grosso rilievo emotivo. Poi ci sarà Gaetano Savatteri, che è uno scrittore originario della provincia di Agrigento, di Racalmuto, che è contemporaneo, uno di quelli che in questo momento sta dando anche molto rilievo alla nostra terra. Ci sarà Giuseppe Lopilato, al quale voglio porgere un ringraziamento a nome dei cittadini e di tutti per quello che ha fatto alla Colimbetra, è riuscito a fare di questo luogo abbandonato un gioiellino nel cuore della Valle dei Templi, che il 9 novembre ha compiuto 20 anni dalla sua inaugurazione e che conta già 70.000 presenze circa. E poi Claudio Gioè, protagonista di Macari, attualmente in giro ad Agrigento per le riprese, ma che con mio papà aveva condiviso il set di 2 grandi capolavori di Marco Tullio Giordana, I 100 passi e La meglio gioventù. Avremo anche degli ospiti importanti, ci sarà Domenico Centamore, il piccionello di Macari, ma per me molto più importante i ruoli che ha interpretato negli anni scorsi, tra cui Giovanni Brusca nel Capo dei Capi, e che comunque era già stato premiato e aveva ricevuto il premio nel 2016. Ricorderemo Giusy Carreca, che è un'altra figura dell'arte agrigentina, andata via troppo presto. E poi che cos'altro dire? Ci sarà il Coro Santa Cecilia, ci sarà la Casa del Musical, insomma avremo 2 presentatori di eccezione, Martina Di Fonte e Davide Sardo, la regia come sempre di Marco Savatteri. Vi aspettiamo e speriamo di potervi regalare 1 ora e mezza di evasione da quelle che possono essere le angustie della quotidianità, soprattutto in questo periodo, diciamo post pandemia, ma mica tanto post, però auguriamoci che sia di buon auspicio una rinascita e una riapertura generale della vita in genere. Sì. Parliamo di questo premio, assessore, voi del comune siete coinvolti?
Sì, assolutamente, il premio Pippo Montalbano giunto alla 12ª edizione quest'anno viene ospitato come da tradizione al Teatro Pirandello, che finalmente dopo questi 2 anni di chiusura sta tornando fruibile, quindi sarà presto, questo fine settimana già lo vedremo protagonista di prima dell'evento del premio Pippo Montalbano e poi finalmente a teatro con gli spettacoli teatrali. Il premio Pippo Montalbano è un premio alla quale la città tiene tantissimo. Abbiamo assunto un impegno con questa amministrazione anche di renderlo istituzionale, quindi nato a Favara e oggi ad Agrigento viene fatto ogni anno, quindi faremo il possibile per far sì che questo premio, con gli ospiti d'onore ed eccezione, assieme all'aiuto di Caterina Montalbano, appunto la figlia, che cercheremo di portare a livelli altissimi. 50 piante sono state messe a dimora vicino alla stele del Beato Rosario Olivatino lungo la strada statale 189, dove il giudice canicattinese venne ucciso dalla criminalità organizzata. Giovanna Neri. Mimo Bruno, presidente CONALP, ieri insieme all'Unimiri avete celebrato la festa dell'albero all'insegna della legalità. Cosa avete fatto? Abbiamo piantato 50 piante della macchia mediterranea attorno alla stele del giudice Olivatino. Tanto lui ci teneva a questa festa dell'albero o diciamo dell'ambiente, che lui tanto attenzionava nelle sue indagini e come persona, perché voleva bene diciamo alle piante, alla natura, al benessere della nostra terra. Avete piantato anche un albero di carrubo? Sì, esatto, perché è simbolo della legalità e dell'impegno. E quindi speriamo che queste piante crescano bene, si curano con la dovuta attenzione da parte anche delle associazioni e in primis del comune. Quali sono le altre iniziative che avete in cantiere? Sabato prossimo facciamo la festa dell'albero a Punta Bianca, assieme agli amici di Mare Amico, che inizieremo questa collaborazione per fare di questo bene ambientale un'oasi di pace e di benessere, dopo i bombardamenti che sono avvenuti questi giorni con i carri armati. Nel 2019 la prematura scomparsa di Nino Virone, di Raffa Dalli, sposato e papà di una bambina, agente di polizia penitenziaria della casa circondariale Pasquale di Lorenzo di Agrigento. In suo onore un memorial interforze per ricordarlo. C'è il servizio. Si è svolto a Raffadali presso lo Sport Center il primo torneo memorial Nino Virone, assistente di polizia penitenziaria in servizio presso il penitenziario di Agrigento. Nel ricordo di chi ha saputo diffondere i valori di altruismo e generosità nel calcio e nella vita, a 2 anni dalla scomparsa per una tragica malattia a soli 32 anni, insieme all'associazione Amici di Nino si sono sfidate le squadre composte da polizia penitenziaria, polizia di Stato, carabinieri, guardia costiera e vigili del fuoco. Il torneo assume una notevole rilevanza, visto che durante le 2 giornate era presente l'AIL, Associazione Italiana contro la Leucemia. Di delegato dalla Presidente per rappresentare l'AIL a questa manifestazione particolare, che è un memorial su un ragazzo morto di leucemia. La mamma, in particolar modo i genitori, diciamo in genere, hanno scelto l'AIL come testimonial e raccogliere fondi per portare avanti l'AIL e progetti di ricerca, di soluzioni, di apporto alle persone che sono ammalate di leucemia, di cancro, portare i parenti di tutti coloro che sono ammalati a braccetto, diciamo, accompagnandoli in una situazione un po' delicata. Però con l'esperienza dei volontari, l'esperienza della dottoressa, con i vari laboratori e quant'altro, cerchiamo di dare un apporto particolare a queste signore che hanno di questi problemi. Ma lo scopo principale è la ricerca. La ricerca è fondamentale e noi raccogliamo i fondi per la ricerca, per portare avanti la ricerca, perché senza ricerca, signori miei, non si va da nessuna parte. Questo è lo scopo dell'AIL, fondamentalmente, che poi ci siano tante cose, tanti progetti, tante manifestazioni che portano a far conoscere l'AIL. Noi siamo sempre a disposizione, ma noi cerchiamo principalmente fondi
per la ricerca. E credetemi, la ricerca è fondamentale. Sì, 2 anni che è venuto meno, un giovane che era molto presente nella società, lo testimonia la presenza oggi di molti nostri concittadini, di tutti i colleghi, tutti coloro che sono venuti qui per ricordarlo, e testimoniando ancora una volta che chi nella vita si comporta bene e ha un comportamento morale e sociale che viene apprezzato da tutti, poi alla fine non muore mai, perché viene sempre ricordato. Oggi siamo qui in centinaia per dire che Nino è ancora qui vicino a noi e lo sarà per sempre. Ma io sono un amico di famiglia, il padre è stato per tantissimi anni, oltre che cresciuto nello stesso quartiere dove abitavo io da giovane, ma ha lavorato tanti anni nell'azienda di mio fratello, quindi conoscevo bene la famiglia. Diciamo che quando abbiamo saputo la patologia che lo ha, il male che lo ha colpito, siamo rimasti tutti increduli e fino all'ultimo giorno non credevamo ancora che Nino era in quelle condizioni e che da lì a breve sarebbe venuto meno. È stato un dolore non solo per gli amici ma per l'intera comunità. Celebriamo questo evento per ricordarlo, una persona giovane, una persona che si spendeva per la famiglia, una persona che, un ragazzo che veramente si spendeva anche per il lavoro, un ragazzo che purtroppo è stato, questa malattia lo ha stroncato completamente. Ricordo perfettamente, perché è stato proprio l'inizio del mio arrivo qui a Raffadali. Lui si è avvicinato molto alla fede, si è avvicinato molto alla Chiesa, lui e la sua famiglia, e quindi il Signore gli ha dato anche la forza per proseguire il suo cammino nella sofferenza e nella malattia. Beh, devo dire, io l'ho avuto alle mie dipendenze nel reparto di Agrigento per un buon periodo, e tutti, dal comandante fino alle più giovani agende, abbiamo apprezzato le doti di Nino. Una persona semplice, una persona incredibilmente disponibile e disponibile soprattutto con il prossimo, con i colleghi. Mai una smorfia, mai un no, mai un rifiuto. Qualunque cosa tu dicevi a Nino, con quel sorriso che aveva un po' sornione, diceva sempre di sé. Questo è il ricordo che io personalmente, dal punto di vista professionale, poi un operatore di polizia eccezionale, molto puntuale, nonostante la giovane età, che offuscava anche qualche assistente capo anziano che ovviamente non la prendeva sinceramente molto bene. Però dico, queste erano le doti di Nino, no? Eccezionale, sia come persona che come operatore di polizia. L'emozione che ho provato il giorno del funerale di Nino è stata, la ricordo anche come se fosse adesso, un'emozione incredibile di una persona cara, proprio una persona cara che ti lascia, non solo un collega, ma una persona, come ho detto poco fa, incredibilmente straordinaria. Quindi Nino ha lasciato il segno, il ricordo in tutti noi. Fino all'altro giorno se ne parlava in un momento di goliardità, così goliardico, allo spaccio, momento di goliardia straordinario, perché proprio Nino viene assoggettato a quella persona soave, incredibilmente allegra, che era, come ho detto poco fa, sempre disponibile. Calcio, promozione, categorie minori, tutti i risultati delle partite giocate dalle Agrigentine nel servizio di Carmelo Lentini. Nel campionato di promozione è stata un'autentica battaglia campale al comunale di Raffadali, dove la tesa gara tra i locali di Angelo Mercante e l'Alcamo di Pietro Tarantino è terminata a son di reti, 3-3. Padrone di casa che sono andati in rete con Karim, Bambà e Cannizzaro, mentre da parte bianconera hanno segnato Vivona e poi c'è stata anche una doppietta di Butera.
Buon pari del Camarat che esce imbattuto dal campo del Città di Carini. Adesso la classifica cambia e il Raffadali scivola al quinto posto in contominio con lo stesso Alcamo e Caseldaccia. Il Camarat invece è posizionato al quart'ultimo posto, per cui occorrono punti pesanti per risalire la china. In vetta a 21 punti c'è sempre Resuttana, inseguito a 19 da Folgatore e a 18 da Ganci. Nel torneo di prima categoria Girone B, il Gemini di Renato Maggio si impone nel derby con l'Empedoclina con il risultato di 3-0. Una gara molto combattuta e risolta dalla squadra della montagna grazie alle reti di Scrudato, Messineo e Longo. Vittoria scaccia crisi per Ravanusa che supera lo Sciara, mentre l'Atletico Favara è un rullo compressore. Anche questa domenica ha superato l'avversario diretto con facilità 4-1 sul Don Bosco Mussomeli grazie alle reti di Chianetta che ha segnato una doppietta e poi Fanara e Terranova. Per la compagine nissena ha accorciato le distanze Catania. In classifica generale l'Atletico si trova in seconda posizione con 16 punti in compagnia del Bagheria e a 2 punti dalla vetta occupata dall'Aspra. Il Gemini sale in terza posizione con 12, mentre è attardata in penultima posizione l'Impedoclina con 6. Un punto sopra, cioè a 7, c'è il Ravanusa. Domenica prossima la compagine marinara Granata ospita al Collura il capolista Aspra. Il Gemini sarà ospite invece del Don Bosco Mussomeli, mentre il Ravanusa gioca a San Martino. E passiamo alla seconda categoria, Girone B. Vittoria interna del Virtus Favara, che è la terza squadra della città di Favara, che si impone sulla Limena con il risultato di 3-0. Le reti sono state di Bellomo, Francesco Lentini e Bennardo. Il Muxar è fermato sull'1-1 dal Marianopoli in casa. Non ha giocato invece il capolista Campobello, che ha osservato un turno di riposo. Malgrado la sosta, la compagine campobellese conserva il primo posto, inseguita a un solo punto dal Gela. Nel girone A invece continua imperterrito il cammino dell'Alessandria della Rocca, che ha superato con qualche affanno il Bolognetto con il risultato di 3-2. Le reti sono state realizzate da Giuffrida, Ferlisi e Caldara. In classifica generale guida con 2 punti di margine la Margheritese sull'Alessandria della Rocca, che ricordiamo ha una partita in meno da disputata. Il prossimo turno la compagine alessandrina sarà impegnata a Marsala contro la locale Primavera, mentre la capolista Margheritese sarà sul campo del Regina Mundi. Mister, sofferenza, sei arrivato però a fine gara, alla fine ce l'abbiamo fatta, partita iniziata bene, 3-0, sferrata a 4-0, poi l'espulsione ha condizionato la gara. Sicuramente, intanto saluto i tifosi che ci seguono da lontano, si sapeva che la partita con il Bolognetta comportava questi rischi. Loro, quando non hanno avuto possibilità di controbatterci sul piano del gioco, hanno cercato di irretire l'andamento della gara con comportamenti, diciamo, poco sportivi. Noi diciamo che un po' siamo caduti nella trappola perché ci hanno condizionato i loro comportamenti e abbiamo tralasciato quello che è la nostra caratteristica, il gioco. Infatti nei primi 20 minuti abbiamo chiuso la pratica e poi loro hanno riaperto con l'espulsione del nostro Caldara. È chiaro che la posizione di classifica non ci permette di fare nessun errore. Ormai ogni partita per noi è una finale. I ragazzi sono carichi e sentono di domenica in domenica la partita, per cui bene, va bene così, la tensione è questa e la giusta motivazione. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.